È tempo di relax. È tempo di sanatorio. Gatto, 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 gatto! 時間がないんだよ。ね、パッションが。カメラ、テンション上げて。Con intensità. Tutto qui sembrava avesse detto un sacco di altre cose. Mister Bob Harris! Io ho sentito da Bob. Tu sei star di cinema. Sì, in questo momento dovrei recitare. Branda de Topi, sai? Branda de Topi. Ben de Topi. Very, very English. Signor Harris, mi manda signor caso? Mie calze. Lappare. Come? Lappare mie calze. Lappare, lappare cosa? E tu che fai? Il mio marito è fotografo, è venuto qui per lavoro. Non avevo niente da fare e l'ho raggiunto. Di cosa ti occupi? Ancora sono indecisa, mi sono laureata la primavera scorsa. Cosa fa da queste parti? Mi faccio pagare 2 milioni di dollari per promuovere un whisky. Ma la bella notizia è che il whisky funziona. Aiuto! Sai mantenere un segreto? Sto organizzando un'evasione dal carcere. Prima dobbiamo andarcene da questo bar, dalla città e infine dal paese. Ci stai o non ci stai? Ci sto. Bene. Ciao Bob. Probabilmente stai attraversando la crisi di mezza età. Ti sei già comprata la Porsche? A dire il vero stavo proprio pensando alla Porsche. È solo che io non so cosa voglio diventare. Ce la farai di sicuro. Più conosci te stesso, meno ti lasci travolgere da violenza. Sei decisamente in piena crisi di mezza età. Lost in Translation, perduto nella traduzione, molto divertente, nel film, ma nella vita reale occorre abbattere le barriere linguistiche. E lo possiamo fare se parliamo tutti una seconda lingua, l'inglese ad esempio, e se comprendiamo che tutte le lingue umane hanno la medesima struttura. Le lingue sono diverse, ma il linguaggio è uno. Entrambe queste cose le puoi imparare a Siena nel corso Language and Mind, Linguistics and Cognitive Studies, un corso tutto in inglese, aperto a studenti provenienti da tutto il mondo. Un corso nel quale la linguistica non è intesa come una disciplina solo storico-umanistica. Sul modello delle migliori università degli Stati Uniti, in Europa e nel resto del mondo, la linguistica insegnata a Siena è una scienza sperimentale ed una scienza cognitiva. La linguistica viene connessa ad uno studio scientifico e filosofico della mente che getta un ponte tra scienze umane e scienze naturali. Per questo, lo studio del linguaggio e lo studio della mente a Siena sono strettamente congiunti nel primo anno di Language and Mind. Ma al secondo anno tu puoi scegliere se approfondire maggiormente l'uno o l'altro aspetto della tua formazione interdisciplinare, optando o per il curriculum Linguistics and Cognition oppure per Philosophy and Cognition. In entrambi i casi sarai guidato da docenti specializzati che potrai studiare insieme a filosofi come me o a linguisti come me. Sarà bello avere studenti provenienti da paesi diversi in cui si parlano lingue diverse. Questo ci consentirà di studiare insieme, comparativamente, sistemi linguistici diversi per cogliere al tempo stesso le proprietà profonde condivise dalle lingue e i limiti della variazione linguistica. Perché, come diceva già il professor Bernini, al di là del fatto che non sono mutualmente comprensibili, le lingue in realtà sono caratterizzate da una profonda uniformità. Potrai cimentarti direttamente nella descrizione della tua lingua, sia essa l'italiano, il francese, il persiano, l'hindi, l'ungherese, una lingua qua, una lingua germanica, e scoprire la sua grammatica. Potrai così anche affrontare in modo originale una domanda importante che è alla base dei nostri studi, e cioè come è possibile che i bambini in generale, al di fuori di patologie, hanno così poca difficoltà, hanno così poca fatica ad acquisire sistemi linguistici complessi e apparentemente così diversi. Forse proprio l'uniformità sostanziale delle lingue è alla base di questa facilità, di questa naturalezza. Noi non nasciamo parlanti del cinese o parlanti dell'italiano, noi nasciamo futuri parlanti di qualunque lingua.
Potrei chiederti come mai per un adulto l'acquisizione di una seconda lingua non sia altrettanto poco faticosa, mentre per un bambino bilingue, di nuovo, le cose tipicamente non sono affatto complicate. Questo e tanto altro potrei studiare nel corso di laurea magistrale, come si struttura il significato che trasmettiamo mentre parliamo, come si situano socialmente sistemi linguistici diversi, come analizzare in modo automatico le lingue, così da permettere applicazioni computazionali che sempre più ci accompagnano nella nostra vita di tutti i giorni. Studierai tutte queste tematiche in un corso di laurea magistrale che si tiene in inglese, proprio per dare ad esso il respiro internazionale ed ampio che è in qualche modo proprio del suo tema centrale, il linguaggio. E poi questo aumenterà la tua qualificazione e faciliterà l'accesso al lavoro e all'ulteriore specializzazione in numerosi paesi.